Grazie per quello che hai detto, un saluto a tutti voi e grazie a Carica Diocesana per questo invito. Mi collego intanto alla prima cosa che mi è stata detta prima che entrassi, perché ho incontrato Sandro Balbi mentre mi avvicinavo e mi ha detto: ti ricordi 30 anni fa quando siamo andati ad Aprilia? 30 anni fa. E quindi ho uno sguardo verso il passato, verso gli inizi. Sarebbe interessante che discutessimo di come abbiamo cominciato, del sentimento diffuso di quegli anni e quello di questi anni. Siamo andati avanti, siamo andati indietro. Certo, i numeri sono cambiati, ma nelle strategie didattiche, come siamo messi? Comunque questo è il tema forse di un'altra iniziativa. E poi mi collego a quello che diceva Oliviero sulla grammatica, così ci tengo a spiegarvi il perché di questo titolo. Non sono andato sulla Treccani come hai fatto tu giustamente, ma non hai bisogno. No, ma non è quello, è che è una cosa molto personale la mia idea di grammatica, quindi vado indietro ancora di più di quando abbiamo incontrato Sandro Balbi, 1982, Reggio Emilia. Io insegnavo da pochi anni, facevo il maestro da pochi anni e sono andato ad un convegno, 1982, dedicato a Gianni Rodari, il più grande autore per l'infanzia e non solo per l'infanzia che abbiamo, di cui tra l'altro il prossimo anno c'è il centenario, sono i 100 anni. Pensate che in Italia ci sono 500 scuole con il suo nome, 500. Pensate se le convocassimo tutte, no? Con una torta di 200 candeline, il centenario di... E lui era morto da 2 anni, è morto nel 1980, 1982 Reggio Emilia convegno, in memoria sua. Perché a Reggio Emilia? Perché lui a Reggio Emilia, dialogando con gli insegnanti, scuola dell'infanzia, scuola primaria, ha scritto un libro importante, e importante ancora oggi, un libro da mettere nello zaino di tutti gli insegnanti, intitolato La grammatica della fantasia. Viene da lì il mio titolo, pensando alla grammatica della fantasia. Grammatica e fantasia sono, secondo lui, un binomio fantastico, c'è una coppia eccentrica, no? Voi vedete insieme due parole che sembra che non stiano insieme, no? Una coppia eccentrica, e diventa un binomio fantastico, funziona molto con i bambini, mettere insieme due parole che sembra che non stiano insieme, no? Una coppia strana. Che cosa produce, no? Cosa fanno due parole così? Ho usato anch'io questa modalità, mettendo insieme grammatica, che è quella che dici tu, quella fatta di cose ben precise, verbi, aggettivi, articoli. La grammatica è quasi indiscutibile, no? Quasi. Mentre l'integrazione, che cos'è l'integrazione? Ci sono punti di vista diversi, c'è una grande discussione. Quindi ho messo insieme anch'io due termini da binomio fantastico, grammatica e integrazione. Il convegno di Reggio Emilia per me è indimenticabile perché è stato organizzato al teatro Ariosto, al teatro Ludovico Ariosto di Reggio Emilia, e sulle porte del teatro ci sono i personaggi di Orlando Furioso, personaggi fantastici, tra cui Lippo Grifo. Io ogni tanto mi distraevo, guardavo in alto verso il teatro, no? Guardavo Lippo Grifo. Perché faccio questo collegamento che sembra strano, no? Che c'entra con l'integrazione? C'entra, perché secondo me questa è una delle mie tesi, è un dico a tesi il mio. Io lavoro al Ministero, ma non è la linea del Ministero. L'avrei scritto comunque ministro ci fosse, è il mio viaggio nelle scuole italiane, con delle tesi, delle bussole. Quando partecipo come altri alla scrittura delle linee guida per la scuola italiana, scriviamo in un altro modo. Questo è molto personale. La mia tesi è questa, che ci manca oggi, tra le cose che ci mancano, l'immaginazione, ci manca la fantasia. Noi affrontiamo, quando dico questo ho un occhio soprattutto ai miei vertici e a quelli che ho visto, che si sono avvicendati in tutti questi anni, a chi fa le politiche, chi decide le cose, manca l'immaginazione. Sembra che l'integrazione e la questione dei migranti sia una questione di giorno per giorno, a seconda dello sbarco, del fatto che accade, del fatto di cronaca.
come dicono i politici, è un tema divisivo, porti chiusi, porti aperti, manca immaginazione, bisogna alzare la testa, ci vuole una visione, immaginare come può essere l'Italia fra 20 anni, 30 anni. Manca la fantasia di immaginare una convivenza possibile, di immaginare cose che in questo momento non vediamo. Io sento, non so voi, queste le tesi sono fatte per discutere, sento la mancanza di immaginazione, di fantasia dentro il tema dell'integrazione. Un'altra delle mie tesi, poi vado un po' in giro per l'Italia, che è un po' il mio lavoro, per fortuna esco spesso dal palazzo del Ministero. E quindi vi accompagno in alcuni esempi, ma gli esempi sono legati alla mia tesi, perché il mio libro potrebbe essere già capitato con un altro, accusato di essere un classico buonista. Ma intenzionale, io ho messo insieme soprattutto gli esempi di immaginazione, come vi ho detto prima, dove ho visto l'utopia concreta dentro le scuole, l'utopia concreta, ma tutti non è fantastico, no? Ma se è utopia non è concreta, no, è possibile essere utopistici ma in modo concreto, ma in modo collegato alla vita quotidiana. La mia idea è che non c'è abbastanza consapevolezza in chi si occupa di integrazione ai diversi livelli, che questa, la presenza di alunni, studenti di origine non italiana con le loro famiglie può essere un'occasione, questa è una parola chiave, di cambiamento per tutti. Il nostro sguardo, soprattutto quello dei politici, dei politici che sono per l'integrazione, perché poi c'è chi è contro, parlo di chi dice che è per l'inclusione, per l'integrazione, lo sguardo spesso è proiettato su che cosa, di cosa hanno bisogno gli stranieri. Io mente dei ministri che si sono succeduti, che ci dicevano ma cosa serve agli stranieri, la lingua italiana? Cosa dobbiamo fare per loro? Per loro, mai con loro. È questo sguardo che non è in equilibrio, per cui torno alla grammatica, perché con in grammatica è una preposizione semplice, ricordate la cantilena via, da, in, con, con, quindi secondo me manca il con, le fatte con insieme. C'è un'idea, e anche questa è una cosa che nel mio viaggio volutamente cerco di spostare l'equilibrio, c'è un'idea diffusa che i migranti, i figli dei migranti, non parliamo dei minori stranieri non accompagnati, sono tutti deboli, sono fragili, sono vulnerabili. Non è così, non è vero. Certo, a volte lo sono. Un bambino, uno studente che entra in una scuola italiana ad anno scolastico iniziato, a 14 anni, viene da un paese di lingua non latina, è in grande difficoltà, va aiutato subito. Ci vogliono dispositivi immediati. Ma non si può dire che gli stranieri sono deboli, che sono fragili. Ma non è che siamo noi fragili e spavaldi, perché se c'è una crisi in Italia, e che c'è da parecchio tempo, no? La CEI l'ha lanciato 10 anni fa, il tema dell'emergenza educativa, prima degli sbarchi. L'emergenza educativa non dipende dai migranti, è l'emergenza educativa dei valori, quindi c'è una fragilità nostra, invece c'è questo sguardo sempre sulla debolezza dei migranti, dei figli dei stranieri a scuola. Io lo vivo molto questo stando al Ministero, i figli che sono più deboli che vanno aiutati, in via dell'aiuto. Invece adesso faccio qualche esempio, andrebbe introdotta l'idea che ci aiutiamo, che può essere un vantaggio, che la presenza anche degli alunni stranieri, perfino quando sembrano molto in difficoltà, è un aiuto. È un aiuto, è un elemento dinamico che muove la classe. O vogliamo che ci sia, come pensa qualche genitore a Milano, poi vi racconto il caso di Milano, vuole la classe in cui sono tutti uguali, tutti della stessa classe sociale, tutti italiani, milanesi, doc, tutti che vanno allo stesso passo, che seguono il programma. Ma il mondo non è così, è uno sbaglio pensare che questa sia una classe che è utile per i propri figli, è sbagliato. Comunque, approfitto del fatto che vengo mandato spesso in diverse parti d'Italia, e
e vi racconto usando come ippogrifo, perché l'ippogrifo che ho citato all'inizio l'ha usato Astolfo per andare sulla Luna a cercare il segno perduto di Orlando, quindi anch'io cerco il segno perduto, uso come ippogrifo la preposizione semplice con e riporto in alcuni contesti italiani con quella bussola che vi ho detto, cercando il con, cercando laddove ci sono elementi dinamici che sono d'aiuto per tutti, Palermo, a Palermo, Paolo lo sa, siamo andati insieme l'anno scorso, c'è una scuola di italiano per stranieri all'università e hanno fatto un corso linguisti e educatori di quella scuola di italiano per stranieri mettendo insieme due gruppi che più lontani non si può. Apparentemente sembra una scelta sbagliata, no? Le classi devono essere omogenee, chi l'ha detto? No? Se la diversità ha un valore, alla scuola di italiano per stranieri di Palermo hanno messo insieme gli studenti Erasmus, venuti da altre città d'Europa con borsa di studio, in volo da Berlino, da Parigi, insieme, nello stesso corso, nella stessa classe, minori stranieri non accompagnati, venuti nei modi che sappiamo, magari senza famiglia, con viaggi drammatici, con come può stare insieme una classe così? L'idea del gruppo di lingua dell'Università di Palermo è stata di mettere in evidenza un'idea utile per tutti, sempre, anche nelle situazioni più semplici, quando ci sono bambini un po' persi, un po' anche nostri, anche italiani in difficoltà, mettere in evidenza il punto di forza di ciascuno dei due gruppi, il punto di forza. Qual è il punto di forza degli studenti Erasmus? Beh, facile. Hanno tutto, hanno la famiglia, sono venuti inviati con borsa di studio, conoscono le lingue. E allora qual è il punto di forza invece dei minori stranieri non accompagnati? Sembra apparentemente che i primi sono forti, gli altri sono deboli, i primi hanno tutto, gli altri non hanno niente, neanche la famiglia hanno. Il punto di forza del secondo gruppo è che sono più abili nell'oralità delle lingue orali, conoscono diverse lingue ma soprattutto sul piano dell'oralità. Alcune di queste lingue le hanno prese dopo nel viaggio, in lunghi viaggi passando dalla Libia, passando ai diversi paesi, no? Quindi sanno maneggiare alcune lingue, soprattutto a livello di oralità. E poi c'è un altro aspetto in cui sono più forti, il secondo gruppo, ed è nell'etica, la disciplina scolastica. Hanno vissuto di più, hanno fatto dei viaggi difficili, hanno affrontato difficoltà, hanno fatto dei viaggi avventurosi, quindi hanno, diceva qualcuno, fatto dei viaggi che assomigliano a quelli di Ulisse, quando è scappato. Ecco, questi sono aspetti che hanno messo in evidenza i due punti di forza di ciascun gruppo. Ecco, sto segnalando appunto, forse schematizzando anche un po' il mio intento di mettere in evidenza come può esserci uno scambio, no? un elemento dinamico della presenza degli studenti non italiani. Il secondo esempio invece è fatto nella piccola città di Eboli. Eboli, ricordate? Eboli, Cristo si è fermato a Eboli. Ci sono ormai la migrazione diffusa dappertutto, anche nei piccoli centri, anche nelle piccole città, anche al sud. A Eboli c'è una presenza significativa perché è una cittadina agricola di rumeni, di albanesi, di indiani sikh, che allevano le bufale, mozzarella di bufala della zona, come nell'agro pontino nostro, del Lazio. No? E le scuole hanno fatto un progetto partendo dal fatto che alcune studentesse sono venute a scuola, sono andate a scuola con il velo, alcune studentesse del Marocco e dell'Egitto. Discussione sul velo anche accesa da fatti di cronaca, no? Fatti di cronaca in cui ogni tanto c'è qualche incidente in qualche scuola per cui la ragazza col velo si può metterlo o non si può metterlo, problema con la famiglia, col preside, no? Il velo ferisce, inquieta il nostro sguardo. Però abbiamo poche conoscenze di che significato ha, perché viene usato. Allora hanno fatto una ricerca
gli istituti superiori di Eboli, andando indietro nel tempo e scoprendo che il velo viene prima dell'Islam, non è, viene prima dell'Islam, ce l'avevano anche le donne romane, ce l'aveva anche Penelope. Hanno fatto una ricerca andando indietro tutti che potevano nell'Odissea, arrivando fino e qui questa è stata secondo me, il mettere insieme noi e gli altri, arrivando fino, non so se voi lo conoscete, al Marcaturo. Qualcuno conosce il Marcaturo? Lei? Che cos'è? Un fazzoletto del sud Italia, un fazzolettone. Un fazzolettone contadino che mettevano chi lo metteva? Donne. Le donne ma anche gli uomini. Non il collo, gli uomini lo usavano, sia gli uomini che le donne avevano il marcaturo, solo che le donne lo indossavano in testa e a seconda dei colori aveva significati diversi. Quando una persona partiva andavano al porto con il marcaturo celeste, il marcaturo rosso indicava una giovane donna ancora non sposata, quindi era un segnale, e mentre gli uomini lo usavano quando andavano nei campi perché si poteva mettere dentro nel fazzolettone sia la merenda per quando lavoravano, sia marcaturo viene da muco, sia per soffiarsi il naso, tanti usi. Ecco, ma l'idea che in una scuola, con delle scuole, fanno una ricerca partendo dall'Odissea e poi passando anche dall'Islam, e avendo delle ragazze che lo portavano, il velo, fino al marcaturo delle donne contadine, è una bella idea didattica per mettere insieme noi e gli altri, no? Per condividere. Era un copricapo condiviso, cioè. E poi da lì hanno fatto un altro percorso introducendo anche altri copricapi di altre culture, quindi il copricapo è diventato un elemento che viaggiava tra le culture, quindi il turbante degli indiani Sikh era la kippa degli ebrei, no? Il copricapo degli ebrei. Ogni copricapo ha un significato, ma è un copricapo condiviso, ecco, insisto su questa condivisione. Su questo personaggio ponte, l'abbiamo chiamato, no? Un personaggio che fa da ponte nelle diversità. Ad Ancona e anche a Sezze, in provincia di Latina, hanno fatto, ad Ancona è stato presentato al convegno di scuole migranti, il progetto di sartoria sociale, che c'è anche a Sezze, con la cooperativa sociale Caribù, delle donne migranti, costruiscono turbanti per le donne in cura oncologica, quindi il turbante che sono nati questi laboratori sia ad Ancona che a Sezze, turbanti fatti da donne per altre donne che sono in cura all'ospedale. Ad Ancona hanno fatto poi anche una sfilata in cui hanno insegnato come si porta il turbante, cosa sarebbe bello nelle scuole, una lezione di turbante. E a Cremona, dove invece hanno tantissimi indiani Sikh, Cremona, Mantova, tutto intorno al Po, uno dei luoghi in cui è più presente la comunità Sikh, qui ce l'abbiamo significativa in provincia di Latina, hanno fatto una mostra intitolata Turbanti che non turbano. Questo dà l'idea appunto perché è una comunità pacifica, integrata, che fa un lavoro che è un elemento di identità e della nostra cultura contadina, no? Le mucche, le bufale, l'agricoltura, no? Siamo nel mondo contadino nostro, no? È la nostra tradizione. Anche qui vedete che insisto sugli elementi che sono di connessione, di ponte, quell'inter che usiamo spesso, no? Di intercultura, quante volte intercultura. È una parola un po' logorata, perché le parole si logorano, come tante altre cose nella vita, si logorano. Quando vengono usate continuamente, oltre si perde il senso, il significato. Dopo l'intercultura è un elemento di connessione, è un piccolo ponte, tra. Però a volte ci dimentichiamo, si utilizza intercultura, si intende integrazione, assimilazione, devi fare le cose come le facciamo noi, devi seguire le regole che abbiamo noi, no? Ma l'inter, allora qual è il ponte, no? Ecco perché davvero i mancaturi o l'esempio di Palermo danno l'idea invece del della connessione, anche un po' ardita come nel caso di Palermo.
A Milano invece devo dirvi questo, che devo segnalarvi una ricerca interessantissima che è intitolata, qui entriamo invece in un tema molto spinoso, che è vissuto anche da voi sicuramente qui a Roma, ed è quello delle famiglie italiane che sono preoccupate del fatto che il loro figlio è in una classe con bambini stranieri, troppi stranieri, e quindi disposta in altri quartieri. Accade a Roma, accade in altre città, e questo ci fa riflettere, perché appunto noi usiamo intercultura con molta facilità, la diversità è bella, la diversità è ricchezza, sono slogan. Concretamente quello che sta accadendo è che quando c'è troppa diversità, ma quando è che la diversità è troppa? Chi lo stabilisce? Quando c'è troppa diversità, molti si spaventano, non vogliono la diversità, vogliono persone come loro, vogliono la somiglianza, non l'omogeneità. C'è un libro intitolato Fuga Bianca, il titolo è tremendo, Fuga Bianca, la segregazione sociale nelle scuole dell'obbligo a Milano. Il titolo è durissimo, segregazione, sembra che alluda all'America di altri tempi, la segregazione, famiglie italiane che spostano i propri figli, è stato fatto dal Dipartimento di Urbanistica, dagli urbanisti di Milano, quindi hanno disegnato le mappe, gli spostamenti, ci sono anche i dati, e questo è un tema veramente importante, perché io chiedo anche a voi come si risponde alle preoccupazioni delle famiglie che dicono troppi stranieri in questa scuola. Concretamente, come si risponde? A me è capitato di ricevere una cosa veramente eccezionale, una lettera di una mamma che manifestava la sua paura, perché sua figlia Cecilia stava andando in prima elementare, siamo a Livorno, e in Livorno non ci sono le grandi periferie urbane che abbiamo noi, no? Una piccola città, eppure in prima elementare una mamma scrive al ministero, quindi non sapendo bene chi leggerà, su quale tavolo finirà quella lettera, da Livorno, manifestando la sua paura, perché dice dicendo che lei è per la ricchezza, è per la diversità, che ha sempre amato la diversità, magari nei cinghiali, nei viaggi, è facile fare i viaggi in Marocco, oppure andare sushi, ma quando ho visto sua figlia in una classe colorata, a scrivermi in stereo, preoccupata, no? Perché dice cosa succederà a mia figlia, il programma che si svolgerà allo stesso modo, no? Questo è un problema, perché ci vogliono le parole giuste qui, come si fa da una mamma a una nonna, perché ci sono anche i nonni dentro la grande vicenda, l'avventura dell'educazione, no? Come si parla, come si spiega con quali parole il fatto che una classe colorata può essere un vantaggio? Che non deve spaventarsi, certo poi dipende dalle condizioni, se c'è una prova maestra, ma quella è una variabile che non conosciamo. Come si dice, con quali parole? Le parole per dirlo, come scriveva Marie Cardinal, una poetessa, ci vogliono le parole per dire le cose giuste, non puoi parlare a una mamma di pedagogia interculturale, dice cosa, di cos'è? No? Come si dice? Poi lo direte anche voi. Noi abbiamo usato l'ultimo documento scritto dal Ministero, che è di 5 anni fa, ormai è invecchiato, e contiamo che ci sia prossimamente un nuovo documento di linee guida che tenga conto degli aspetti nuovi anche di questi anni, del tema della cittadinanza, del tema di quelli che vanno all'università, no? Non sono solo bambini, sono anche i giovani, sono comunque, questo è l'obiettivo delle prossime settimane. Abbiamo usato un'espressione che a volte è utile per i genitori, ed è che in una classe colorata con bambini stranieri, certo se sono tutti stranieri è un altro discorso, allora c'è qualcosa che non va nella composizione delle classi, si fanno esercizi di mondo. Ho visto che funziona anche parlando a tu per tu, in quella classe ci sono la metà di bambini stranieri, quella classe è uno specchio di com'è la società, di com'è la città. Ci si allena a com'è il mondo, perché usciti dalla scuola, se avessimo una classe tutti uguali, tutti, non è un buon esercizio di mondo, perché il mondo fuori poi è un segno della globalizzazione, i giovani vanno all'estero, ci sono le coppie miste,
Quindi è un allenamento, un esercizio di moto che si fa in una classe corrente. Però questo è un tema veramente difficile, perché sta aumentando, almeno questo è il mio osservatorio, sta aumentando la preoccupazione delle famiglie italiane. E... italiane a morire. sono andato subito a Milano, voglio dire una battuta su Roma, ma solo una battuta perché chissà quante cose sapete voi, e poi appunto vado velocemente, grifo è molto veloce, il mio com, e quindi volevo darvi anche l'idea di alcune Italie, che l'Italia è molto diversa, no? Il sud, il nord, la grande città, la periferia della grande città, che è affaticata anche da tante altre questioni, non è solo la presenza di studenti non italiani, altri problemi molto più gravi, la povertà, la mancanza di case, eccetera. Quindi poi alla fine sembra che sia il capo espiatorio dei migranti, ma non è così, ci sono tante altre questioni. Però l'Italia è molto varia, quindi però non voglio saltare tutto Roma, quindi una battuta sulla scuola amata da te, la Tor Pignatara, anche perché è appena uscito il film Bangra. Ci sono in quelle scuole diverse esperienze musicali, la musica come elemento di condivisione, no? È il ponte, è l'inter, c'è il coro musicale, c'è il coro sesta voce, no? Che si chiamava sesta, era sesta circoscrizione, prima quella c'è sesta voce, coro musicale, lo stesso personaggio protagonista di Bangra è in un gruppo musicale, se avete visto il film, no? La musica è una lingua che unisce, che si può condividere anche nelle differenze di altro tipo. Allora, in una scuola, un giorno c'era un compleanno di una bambina cinese, la mamma cinese ha canticchiato Fra Martino Campanaro in cinese, però canticchiando Fra Martino Campanaro, dormi tu, dormi suona le campane, anche se la canticchiava in cinese si riconosceva, no, cos'è Fra Martino? E un bambino, Pangra, ha detto, questa la conosco anch'io, ma in italiano. Quindi il bambino Pangra dice, la conosco ma in italiano, perché la mamma la canticchiava in cinese. Ma pensate già che circuito, no? di è francese, poi se dovessimo dire, ma di chi è inventato, dove è nata questa canzone? In Francia. Ma questo vale anche per altre cose, no? Che nasce. Quando noi ci dividiamo, noi, voi, questo è nostro, questo è il vostro, i confini, no? Mentre invece ci sono canzoni, fiabe, storie, giochi che oltrepassano i confini, no? Che sono condivise. Quindi per esempio molto efficace questo di Fra Martino, che noi attribuiamo, sembra una canzone nostra, no? Fra Martino e Panaro, no? E quindi c'è un mini viaggio nel mondo. A proposito di ponti, ma lo dico solo come battuta, però per descrivere un po' delle tante Italie interessantissime. L'Italia più avanti, io mi sento di dirlo questo, lo so che poi le situazioni non sono tutte uguali, ma della classe dirigente che ha, tra le esperienze che ci sono, se fossero messe insieme, se costituissero una massa di pressione, no? Verso chi governa, verso chi fa le leggi, c'è molto più coraggio dentro il paese, e anche sul piano educativo, sul piano dell'integrazione, di quanto non ci sia invece in chi ci governa. E di Milano devo citarvi un libro per bambini, molto utile per le cose che stavo dicendo prima della preoccupazione delle famiglie italiane, perché è intitolato FIFA nera, FIFA nera e FIFA blu. La FIFA è un libro che contiene 10 storie e si può leggere da una parte o dall'altra. Da una parte c'è la FIFA nera, dall'altra parte del libro c'è la FIFA blu. La FIFA nera è quella dei migranti che arrivano nei modi che sappiamo o anche in altri modi, ma che sono preoccupati, chissà come saranno accolti, chissà che futuro avranno, chissà i figli come... No, quindi sono preoccupati, sono spaventati.
E poi ci sono gli sguardi che vediamo in televisione, di chi sbarcano, sguardi spaventatissimi, no? Di chi è approdato, ma cosa succede? No? E poi c'è la pifa blu che invece è quella nostra, di chi è preoccupato perché c'è un'invasione, perché sono troppi, perché no, la pifa blu, pifa nera, pifa blu. E poi c'è la pifa bianca che è quella che vi ho citato prima, delle preoccupazioni delle famiglie italiane. Sono troppi stranieri a scuola, però il libro è molto utile e ci porta dentro il tema delle paure reciproche, no? Che vanno comunque prese in considerazione. Ultimi due esempi, invece, così andiamo su fino nel profondo nord. A proposito, perché non so, ci pensavo, perché nei libri di scuola, per esempio nei libri di geografia, l'Italia si comincia a studiarla partendo dal nord? Cioè, sembra una cosa scontata, ma si comincia così, Val d'Aosta, almeno quando andavo a scuola io, ma anche adesso si va lì e poi si scende. Perché si potrebbe cominciare al contrario? Sì, però questa è una domanda dopo, per la Traccani. Ultimi due esempi della mia insistenza sul com, sui piccoli conti della vita quotidiana, sui legami, i legami di comunità. Siamo in Piemonte, tra il Monferrato e le Langhe, quindi non siamo una grande periferia, eppure lì ci sono percentuali altissime di immigrati che lavorano un po' come gli indiani Sibili e le cofane di Jegoli, dentro il distretto enogastronomico vanto dell'Italia, riconosciuto dall'UNESCO, che sono i vini delle Langhe e del Monferrato. Lì siamo proprio nel noi, no? La nostra identità, i nostri vini, patrimonio dell'UNESCO, benissimo. Ci sono molti lavoratori stranieri che tengono in piedi questo patrimonio dell'UNESCO. In uno di questi centri, che si chiama Nizza Monferrato, è stato fatto un progetto di alternanza scuola-lavoro con un gruppo di 5 studentesse, poi altri studenti hanno fatto altri percorsi, che come lavoro, no, cioè alternanza scuola-lavoro, come lavoro facevano delle lettrici, andavano a leggere ad alta voce in due luoghi di questo paese, cittadina, e i due luoghi scelti erano la scuola dell'infanzia e il centro anziani. Quindi queste 5 studentesse, un gruppo misto composto da 2 italiane e 3 magrebine, 2 marocchine e una egiziana, 2 con il velo, una senza, pur essendo anche lei magrebina, in 5 andavano a leggere con 2 libri, quindi potevano scegliere, soprattutto gli anziani, e con i bambini era più facile perché c'erano le storie, le fiabe, quindi andavano a leggere in questi 2 luoghi, no? Il lavoro consisteva nel che bel lavoro, però leggere ad alta voce, no? È un po' come portare la pizza, invece di portare la pizza con la bici si può portare un libro ed essere pagati, però un lavoro. Dagli anziani portavano 2 libri, un libro di Cesare Pavese che è nato in quei luoghi, quindi siamo proprio dentro le nostre radici, no? Cesare Pavese è di quei luoghi, è il libro intitolato La Luna e il Falò. E l'altro libro è un libro di masche, le masche sono le streghe di quei luoghi, è il nome dato alle streghe. Ovviamente il best seller è questo secondo, per gli anziani, con delle streghe, anzi intervenivano, interrompevano la lettura, perché dicevano sì, anche a casa mia era venuta una masca, aveva slegato la mucca dalla stalla, aveva fatto volare i vestiti stesi ad asciugare, le streghe sono così, anzi sono anche peggio, questi sono dispetti leggeri. Ecco, questo è un esempio di legame di comunità, studentesse italiane, studentesse straniere, alcune con il velo, una senza, ma nessuno mi hanno detto al centro anziani, nessun anziano si è sentito ferito o ha fatto obiezioni perché 2 avevano il velo. Il problema degli anziani, di certi anziani di quel
100 anziani, non è vero, non è neanche l'Islam, non è neanche l'immigrazione, è la solitudine. Nessuno va da loro. E il fatto che ci andassero 5 studentesse, no, così miste, era un dono, no? Quindi questo per dire di come il tema dell'immigrazione venga ossessivamente posto come un tema, un problema, no? E poi è un bel esempio di legame di comunità, no? Dentro una comunità in cui si leggono le storie di quei luoghi, le maschere, ce n'è una famosissima anche di Italo Calvino, una maschera dentro una fiaba che si intitola La barba del conte, c'è una famosa maschera e siamo proprio in quei luoghi del conte, non di Conte, che è Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, del Conte, la grammatica è importante. E infine, ultimo esempio, e di questo invece vi leggo, lo utilizzo perché è un bambino di 11 anni, di origine africana, di un paese dell'Africa, poi capirete da quello che dice, siamo a Padova, e questo bambino descrive il suo personale paesaggio linguistico, le lingue che conosce. Ricordate che ho cominciato dicendo, ma a Palermo hanno visto che il punto di forza era quello dei minori stranieri non accompagnati che conoscevano alcune lingue, e le lingue sono tutte importanti, sono tutte belle, alcune sono più importanti dal punto di vista commerciale, quello è un altro discorso, no? È certo che l'inglese è diventato una lingua, ma c'è una bellezza delle lingue, dei suoni e degli alfabeti, sono tutte belle. Questo bambino, vi leggo cosa dice delle sue lingue, e così dopo termino il mio viaggio. Mi dice, la mia lingua è l'ingala, però parlo anche un po' il francese, perché i miei genitori lo hanno studiato a scuola quando erano nello Zaire e io l'ho imparato un po' da loro. Il portoghese lo capisco un po', ma non lo so bene. Lo parlo con la sorella di mio papà. Con mio fratello Cristian parlo sia l'italiano che l'ingala. 11 anni, ha citato quattro lingue, l'ingala, portoghese, italiano, francese. Ha indicato con chi, no, le traiettorie, no? E si orienta bene, no? E ha usato quattro volte un po', abbiamo definito un bambino dell'un po'. Ci sono i bambini dell'un po', per chi è insegnante, io sono stato un maestro 20 anni, i bambini che alla domanda rispondono spesso un po'. Ma ti piace, ti è piaciuto quel tipo un po'? E il film è questo, quell'altro. Ci sono anche gli adulti dell'un po', sicuramente la metà di voi sono dell'un po', anch'io sono un po' dell'un po'. Però un po' in questo bambino è un segno di consapevolezza, è consapevolezza. La parlo un po', la conosco un po', la parlo con la sorella di mio papà, però pensate a questo è un bambino poliglotta. E allora devo dire che quest'estate c'è stato un grande dibattito sui quotidiani e in televisione sul disastro della scuola italiana dopo che sono usciti i dati dell'Invalsi, l'Istituto Nazionale di Valutazione, che dicevano che un terzo degli studenti non sa leggere un semplice testo. Grande discussione, la scuola italiana, disastro della scuola italiana, veramente intellettuali che intervenivano, c'era chi diceva, certo è colpa della classe politica, guardate come parlano i nostri politici, e per forza che... C'era chi ha detto, e lì non sono del tutto d'accordo, una scrittrice, Melania Mazzucco, ha detto, la scuola non è più importante per le famiglie italiane, ecco perché, no? Ha perso di importanza, non è vero per gli stranieri, non per tutti. Ci sono gruppi di famiglie immigrate che investono molto sulla scuola, si vede dei risultati. Non tutti, ma quindi tante spiegazioni. Non è stato discusso un aspetto di quel rapporto Invalsi, non si è parlato di come sono andati nelle valutazioni nazionali i figli degli immigrati. Perché l'Invalsi l'hanno fatto tutti, perché parlano sempre italiani, parli merito. Sono il 10%, sono 850.000 ad oggi gli alunni e gli studenti di origine non italiana, il 10% della popolazione, e stanno diminuendo, come già hai accennato,
stanno diminuendo, i bambini italiani in prospettiva sarà un problema questo. E come sono andati? Non tanto bene in italiano, ma sono andati abbastanza bene e in alcune parti d'Italia anche meglio dei compagni di scuola italiani in inglese. Non è stato detto, non è uscito, perché è una notizia, no? In inglese i figli degli immigrati che hanno fatto le prove in Varsi sono andati meglio. Perché? Beh, questo bambino dall'un po' lo dimostra, perché sanno muoversi tra due lingue, perché alcuni di loro conoscono un po' della lingua madre, un po' di poi imparano l'italiano, poi si conoscono. Ci sono bambini filippini che sanno un po' di inglese quando vengono in Italia, perché l'inglese, così come il francese, è la lingua di chi viene dalla Costa d'Avorio, no? Quindi questa capacità di muoversi tra due lingue ha fatto sì che fossero, mi si raccavassero di più nelle cose in base di inglese. A questo punto ho finito il mio viaggio da Palermo a Padova a Denanghe, però devo dire che vorrei modificare il titolo del mio libro, si può, signor autorizzati. E farlo diventare un po' di grammatica del tempo.